dolci by my side. Una radunanza che più che lamentanzas ha portato ante a proponetas e soluzioni per battere la crisi, con la convinzione e la speranza che ad per passare fuori in questo momento sinistra ed sfruttare la potenzialità della Val de Fassa. Le radunanze annuelle che ha veduto le traiasat ad auta, center, fassa e moena, che la aden sta di a Pozza, o la che trai presidente tra la house di Guglielmo Lasagna, auza fora i daccia del turismo. I ten, i numeras della gente che rua, e c'è ben che seguite a se smendrer i dis de soggiornanza, il vadagn di operatoras turistics, sempre a mendar per via della steuras, di cost burocratics e di chi dell'energia. Noi volevamo far conoscere alle altre categorie, ma diciamo agli amministratori e tutto quello che era l'aspetto reale delle nostre aziende alberghiere, perché noi, come è già stato detto, è da anni che cerchiamo di far comprendere la situazione reale di sofferenza delle nostre, di alcune nostre aziende, e riteniamo che il turismo sia estremamente importante e deve essere capito. Numeras e prospettivas confermedas in cedai esperce che ha tot perta la radunanza, il commercialista Giancarlo Torghele e il direttore della Cassa Rurale Luciano Braito, che noi ragiona del sistema già in crisi, ma del sicuro del settore che stenta. La percentuale nella nostra zona di sofferenze sull'albergo è bassissimo, anche gli incagli tutto sommato non sono rilevanti, però fondamentalmente ci sono ancora dei margini di miglioramento. E quindi questo fa ben sperare nel complesso dell'attività. Però anche qua è chiaro, noi parliamo di complesso, di medie, abbiamo ovviamente l'eccellenza che ha zero problemi e quello che soffre un po' di più. Quella che pesa di più sulla azienda le de seguro la Steuras, che se magna fora passa il 50% del vadagno. Della pratica, un'azienda con un nutto di 100.000 euro già resta a 45.000 per fare gli investimenti indispensabili per stare sul mercato. Investimenti che si sparte sfora su tutta l'economia del territorio. In c'è per questa, gli hotelieras de Steuras noi ne vella al Saer. Il messaggio autentico all'assessore al turismo Michele Dalla Piccola, Ruà a Pozza. L'assessore provinciale ha assicurato che la Steuras de scopo e de soggiornanza non le sarà mettute su. In c'è ben che sia in programmazione un strumento per regolare il contributo di privati. Vedremo come mettere a disposizione del sistema e al meglio risorse che comunque già i privati mettono a sistema, magari in maniera meno disarticolata e quindi meno efficiente. Efficientamento delle spese quindi provinciali o comunque pubbliche, efficientamento delle spese private, in questo senso si può inserire un ragionamento intorno a un contributo che venga da lì. Muda i tempas e con muder al do in c'è la vita di fare turismo e promozioni. Te mercià, sempre più global, c'è la sarbogna di se desferenziere e portare in ant un prodotto turistico fuori de Hunter. Per se tirare do guest da tutto intorno, tenian out e il prisie. Una battaglia ten marcia avert al mondo che seppel venzer demo ad per il professor Umberto Martini. Per l'esperta de marketing, gevel mudera dan turismo de accoglienza, che spetta a sunus che rue i guest, an turismo che li chiama ite, che vai a se chiarir i turisti sul marcia, ge da san zecche che nessuna de etras per ge sporsar. Tanta devaluta la promozione per Luca Libardi, presidente ASAT del Trentin, che te l'intervento che sarà sulla radunanza per Trinzener, la ditta che le miec che venis vendrà i finanziamenti per la struttura piuttosto che tocer chi per la promozione. Oggi, se il Trentino vuol rimanere all'interno dei grandi flussi turistici, ha bisogno di una macchina promozionale adeguata, efficiente ed efficace, con risorse adeguate. Oggi mi chiedo, nel contesto di priorità di allocamento di risorse pubbliche, se non sia il caso di ragionare attorno a questa tematica.